Bordighera TV, siamo nella Villa Mariani con il dottor Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani. Mi dica, chi era Pompeo Mariani? Pompeo Mariani è stato un grande pittore impressionista tra fine 800 e primi 900, pittore che in vita ha esposto in tutte le mostre più importanti del mondo dell'epoca, ben 480 mostre in Italia e nel mondo, e ha ottenuto ben 14 medaglie d'oro, 9 medaglie d'argento nelle mostre più importanti al mondo dell'epoca. Pittore appunto in vita di fama internazionale, e adesso questo pittore si sta riscoprendo per la sua grandissima qualità pittorica. E quest'opera che vedete qua vicino a me è stata dipinta al Cairo nel 1881, il titolo è L'editrice di arance, ed è un quadro che è stato premiato a Brera nel 1881 con medaglia d'oro e menzione d'onore, considerato come uno dei suoi grandi capolavori. Di recente questo quadro è stato esposto a Milano, al MUDEC, in una grande mostra intitolata Mondi a Milano, mostra allestita durante l'Expo del 2015. Quali sono le opere più importanti di Pompeo Mariani? Le opere importanti di Pompeo Mariani sono innumerevoli. Abbiamo le vedute del porto di Genova, eseguite tra il 1883 e il 1898. Abbiamo gli interni del Casinò di Monte Carlo, eseguiti verso la fine dell'Ottocento. Abbiamo le Zelate, opere eseguite a Bereguardo, provincia di Pavia, nella tenuta del Conte Crespi. Abbiamo le bellissime vedute di Gignese e di Limone Piemonte. Pompeo Mariani è stato un artista eclettico a 360 gradi, in vita ha praticamente eseguito opere di vario genere, ben 14 soggetti diversi. Pompeo Mariani ha anche un atelier molto importante. L'atelier di Pompeo Mariani, qua a Bordighera, è perfettamente conservato, è l'atelier di pittore dell'Ottocento più grande al mondo sopravvissuto e, a detta dello stesso Ministero dei Beni Culturali italiano, è considerato uno dei più importanti al mondo ancora sopravvissuti, con tutti gli arredi e corredi originali, ed è visitabile tutti i giorni previa prenotazione telefonica insieme alla villa e al parco della villa. Noi appunto siamo aperti tutto l'anno, facciamo visitare sia il parco, dove sono ancora visibili tre punti dipinti da Claude Monet, facciamo visitare l'atelier e il salone della villa con gli oggetti appartenuti all'artista. Organizziamo poi anche in occasione particolare degli eventi sia riguardanti la pittura contemporanea sia riguardanti la pittura dell'Ottocento. Qui abbiamo un'importantissima opera informale di un pittore genovese, Arnaldo Esposto, pittore che negli anni 60, come Bonalumi, come Castellani, ha eseguito sulla terra le estroflessioni. Quest'artista nel 1962 fonda un importantissimo gruppo, qua abbiamo il manifesto del gruppo, gruppo Tempo 3, insieme a Bargoni, Carreri, Guarneri, Stirone e Bonpadre, gruppo che durerà 2 anni, che passerà appunto dall'informale alla estroflessione, alla grafia del segno. Questa opera che vedete è del 1964. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi.